Pronto? Kazuo-san, devi registrare un altro episodio di Minecraft. Seriamente? Ha superato i 5500 mi piace. 3000 mi piace per un prossimo video di Minecraft. Buona visione! Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, secondo episodio della serie Kazucraft. Allora ragazzi, l'ultima volta ci siamo lasciati che stavo per completare la casa, però devo prendere la legna. Voglio fare tutto in live con voi, guardate qui quante pecore che ci sono. Inoltre, nuovo progresso ragazzi, nuova skin. Ringrazio Artakians, scusami se ho pronunciato male, per avermi creato la skin. Guardate qui che figata raga, con la corona di Clash Royale. Ti ringrazio tantissimo Artakians per questa skin, ringrazio soprattutto voi ragazzi per i miliardi di like che avete lasciato. Ne avevo chiesti 2500, abbiamo superato i 5500, quindi vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio davvero di cuore. Allora ragazzi, farmiamo un poco di legna e ovviamente raga, per un prossimo episodio ve ne chiedo almeno 3000 raga, ho bisogno soprattutto del vostro supporto, visto che Minecraft non fa tantissime visualizzazioni, anzi le sue visualizzazioni le fa sempre comunque. Lo scorso video è quasi arrivato a 50000 visualizzazioni, quindi abbastanza bene, però mega supporto, perché in confronto ai video di Clash Royale che a livello di visualizzazioni vanno benissimo, Minecraft ne fa davvero di meno. Però a livello di like raga, se mi dimostrate che ne lasciate così tanti, siete davvero imbattibili, davvero fan numero uno. Se non siete iscritti vi ricordo anche di iscrivervi a... oddio, se non siete iscritti vi ricordo anche di iscrivervi al canale raga, che è davvero fondamentale per me. E a fianco al tasto delle iscrizioni trovate una campanella, se l'attivate vi arriverà la notifica quando pubblico i video. Se vi interessa soltanto Minecraft, io Minecraft ogni mercoledì ore 19 trovate un nuovo video di Minecraft, ovviamente però dovete mostrarvi tutto il vostro supporto. Allora, quanta legna abbiamo preso? 29, qui in alto a destra comunque sulle schedine in descrizione eccetera, anche nel primo commento credo, trovate il video di Minecraft, il primo episodio. Se ve lo siete persi, mi raccomando, andatevelo a vedere comunque se volete seguire per bene la serie. Allora, raccogliamo un poco tutto, che poi dobbiamo ultimare quella casa che fa abbastanza schifo, però sono dettagli. E poi credo di andare in miniera. Innanzitutto mi avete detto che ho sbagliato a farmi tutti i primi materiali da costruzione eccetera in legno. Sì, ho sbagliato, me ne sono reso conto anche io, me l'avete fatto notare davvero in tantissimi. Comunque ve lo ripeto, non sono espertissima e sto cercando di imparare insieme a voi, quindi qui sotto nei commenti mi raccomando tantissimi consigli. Intanto lì c'è una caverna e credo che ci andiamo subito, però prima dobbiamo ultimare la casa. Quindi a me quando gioco non lagga raga, il mio computer è abbastanza buono, non è dei migliori, però è buono per il gaming e per l'editing, per ciò che devo fare io. E quando gioco io non mi lagga, il problema è a voi che appunto ascoltate, quindi non so dirvi. Eccole qui le nostre belle lastre, attenzione. Allora, ok, e ci facciamo qualche lastra, 42 dovrebbero bastare, anche avanzare credo. E ora saliamo un attimo e ultimiamo, anzi no, facciamo dal basso, giusto, ultimiamo il tetto. Intanto una casa che fa abbastanza schifo, però credo si riesca a salticchiare, spero. Ok, si salta abbastanza, non si salta completamente, però ci sta, ci sta. Poi magari più in là la abbelliamo, però ora raga sto fremendo, devo andare per forza in miniera, non ci credo, ne mancano due. Oddio, avevo detto che avanzava anche, però vabbè. Ok, altre 6 da parte. Ah raga, molti mi chiedevano il seed. Il seed, vabbè, intanto qui facciamo così. Oh, ok, perfetto. Il seed è questo. Ok, questo qui è il seme. Perché molti, in tantissimi me l'avete chiesto. Intanto ci prendiamo un pochettino di carbone, che non fa mai male.
Ok, perfetto. Tantissimo carbone per noi e dobbiamo farci qualche torcia nella casa prima che ci spawni qualche mob. E consigliatemi cosa fare nel prossimo episodio. Allora, sta venendo intanto notte. Ora creo un qualcosa sotto casa. Mi avete consigliato di farlo sotto casa, una caverna, perché questa caverna qui non è che ci ha offerto tantissimo, giusto qualche carbone. Qui c'è un pochettino di sabbia. Torniamocene qui dentro. Dobbiamo fare qualche bastoncino Findus. Ok, già ce li abbiamo. E ci facciamo un bel po' di torce, ne abbiamo 40, dovrebbero bastare e sembra che ci sia la luce qui, non so. Ne mettiamo un poco per tutta la casa. Mettiamo un po' attorno alla casa perché so che con la luce, sicuramente è così, perché un pochettino ci ho giocato a Minecraft, con la luce non spawnano, o almeno si riduce la probabilità di spawn dei mob. Qui dentro neanche c'è niente, raga, quindi ci costruiamo una bella caverna sotto casa e siamo anche indisturbati dai mob in un certo senso. E ragazzi, siamo scesi abbastanza, sì, un bel po', e abbiamo trovato il nostro primo carbone, perfetto, ecco qui il carbone, e ce lo prendiamo tutto. E dopodiché andiamo anche a chiudere, oppure volendo ci possiamo espandere un pochettino di più di qua. Intanto raccogliamo tutto il carbone, poi saliamo un secondo sopra perché devo prendermi devo andarmi a fare un altro piccone perché è praticamente finito. Ok, allora facciamo un attimo così, ok, e salgo un attimo sopra per andarmi a fare qualche piccone in pietra, visto che ho uno stack e mezzo di pietra. Ok, saliamo. Ok, facciamone anche qualcuno in più, ovviamente. Base, ok. Ancora un altro e ancora un altro, proprio per sicurezza perché ne consumeremo davvero parecchi. Perfetto, e possiamo scendere di nuovo in caverna. Intanto sento mob, però stanno fuori sicuramente. Anche se ci ho messo le luci, ovviamente c'è una piccola probabilità che compaiano dei mob. Anzi, è l'ultimo a morire. Ok. E prendiamoci tutto il carbone. Tappiamo per non far spawnare dei mob. Ok, perfetto. Ci mettiamo una torcia per massima sicurezza in caso di ragni, perché al massimo potrebbero spawnare ragni, credo. Possiamo salire. Ok, allora, quindi io direi di proseguire a scendere di qua. Altra torcia e chiudiamo. Ok, chiudiamo. Metto le torce per non far spawnare altri mob. Ok, tanto proprio a caso sta caverna qui che mi sto creando, sto fossicino diciamo, neanche caverna, e continuiamo a scendere. Non c'è traccia di ferro ragazzi, anche se ho scavato davvero un bel po', quindi magari per trovare un pochettino di ferro dobbiamo cercarcela qualche miniera, è lì sì che si trova. Quindi magari nel prossimo episodio io direi di fare di farci altri materiali e olè, ecco qui il ferro, stavo parlando, però comunque nel prossimo episodio sicuramente dobbiamo andare a caccia di ferro, tantissimo ferro, anche se qui ce n'è un bel po', oh, quanto ce ne sta, perfetto, che per gli inizi è ottimo. Ah, e per Minecraft, raga, stiamo già pensando ad un progetto davvero estremo. Non voglio dirvi ancora nulla perché non è una cosa certa, però raga, un progetto davvero bellissimo che, tra virgolette, rivoluzionerà il canale. Quindi massimo supporto per i video di Minecraft, per ora non voglio dire ancora nulla. Raga, sento rumore di acqua, non credo sia lava. Continuiamo a scendere perché mi sento l'acqua sempre più vicina. Non so se possa essere un segno buono o cattivo, ma se c'è acqua potrebbe esserci una caverna. Lo spero, raga. Spero ci sia una caverna. Ok. Però non c'ho manco una spada. Ok, spada, eccola qui. Ok, raga, caverna.
Caverna, vediamo, controlliamo per sicurezza, vediamo quanto è grande. Bello. Una caverna abbastanza grande. Lava, ok, ferro. Mii, quanto è grande. Abbastanza grande, però io voglio rimanervi sulle spine, ragazzi. Quindi direi che per questo episodio può essere tutto. Abbiamo trovato davvero un bordello di roba. Anche la caverna, vaffanculo. Ok, abbiamo trovato anche la caverna. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti. E nel prossimo episodio andremo sicuramente in questa bellissima caverna. Questo video di Minecraft si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Noi ci vediamo in un prossimo video per andare a scavare quella caverna lì sotto. Abbiamo fatto un bel po' di materiali. Sì, dai, 13 di ferro grezzo e un bel po' di materiali. Vedremo un po' con il prossimo episodio di andare in caverna, visto che ho visto un bel po' di carbone e un bel po' di ferro. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Lasciate un bel mi piace, 2500/3000 mi piace per un prossimo video di Minecraft. Iscrivetevi, attivate la campanella. Io vi do appuntamento ogni mercoledì ore 19 per un nuovo video di Minecraft. E niente ragazzi, qui da Gazzosan è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Dovrebbero creare la DAB su Minecraft. Puh, puh, puh.